è vero, guarda che non sei venuta male qua. Ti ha colpito questa cosa? Stai benissimo. Questo commento, no, non è venuto male. Perché lei ha detto, si è vista, l'ha detto, ma comunque non è venuto male, come se l'avesse visto oggi, però, vabbè, ogni tanto, però, è vero, no? Quel Dolce Nera su Ciccio Riccio, beh, l'avete riconosciuta. Sì, vabbè. Però facciamo una presentazione ufficiale su Ciccio Riccio, oggi c'è Dolce Nera, benvenuta. Anche perché se fai vedere soltanto questo qui, non si sa. Mi riconoscono, sì, mi riconosce. È lei, è Dolce Nera. Senti, intanto... Ma sei uguale. Sono uguali gli occhi. Sei uguale, sei tu. Come stai? Sto bene, sono contenta di quest'album, di tutto questo progetto, di come alla fine sia proprio compiuto, no? Si è proprio compiuto un disegno che è costato tanta fatica, perché alla fine 2 anni e mezzo di lavorazione, tanta sofferenza anche in certi momenti, per provare a sperimentare sui suoni, su cose di cui non c'è un precedente, no? Allora, se non c'è un precedente non ti appoggi su niente, devi inventartelo te. Non è semplice. Non sono il tipo che si può creare problemi, ne ho già tanti e potrei scappare. Questo lavoro che tu fai, no? Mestiere, non so adesso come lo chiami, passione, eccetera, cos'è che non ti piace, la cosa che ti dà più fastidio? Adesso mi dirà le interviste. No, le interviste no, ma la falsa comunicazione. Ce n'è tanta in questo termine. Appunto. No, dico, uno può dire qualsiasi cosa. Chi ti dice di no che non è vero? Tu invece sei una, mi sembra molto... sanguigna, spontanea, cioè, che non le mandi a dire. Io ho fatto questa roba qui, qualcuno sa che è vero, che non è vero. No, nessuno risponde. Possiamo dire quello che vogliamo. Si può dire quello che si vuole. Siamo in un momento, siamo nel mondo della comunicazione, nel momento storico dove la comunicazione è fondamentale. E tutti i social ne sono un esempio, ma è anche il momento della comunicazione a destra e a manca, sparata come uno vuole. Però qua, insomma, carta canta, perché a meno che non ci sono dei dati certi, appunto, fai sempre degli ottimi risultati, quindi non ci lamentiamo, perché ogni tuo disco è sempre molto atteso dai tuoi fan, no? Quelli forti che ti seguono da tanto tempo, ma anche dal mondo radiofonico, che sei un po', no? Adesso noi siamo sempre abbastanza liberi, devo dire, e abbiamo sempre accolto i tuoi brani. E le radio, come dice Ligabue, sono un'entità strana, no? Ligabue li chiama un'entità strana. È vero. Beato lui, che tanto è sempre altissimo in radio. Cioè, però vabbè, sono delle persone che cercano di capire quali sono i pezzi che sono più adatti allo stile di una radio, alla loro programmazione, eccetera. Il mio compito è quello di fare dei bei pezzi. Lo sai che quando penso a te le stelle non tremano, ma brillano di più. Parliamo anche del sogno che è contenuto in queste Le stelle non tremano, perché parli di questo, no? Sì, le stelle non tremano vuol dire non avere paura. Viviamo in un momento in cui io ho paura perché non so che cosa mi succederà, no? Anche perché il mio mestiere, crisi o non crisi, no? Del paese Italia, del nostro paese, e il mio mestiere è fatto di incertezza. Un secondo prima non c'è una canzone, un secondo dopo c'è. Ma questo momento storico te le aggrava, quest'ansia. Poi io in più di me sono una persona ansiosa, quindi puoi immaginare. Ma dalla rabbia di ci vediamo a casa, fondamentalmente il passaggio naturale dentro di me, ti ricordi il testo ci vediamo a casa, cioè la chiamano in realtà questo caos legale di dubbie opportunità, i falsi eroi, il malaffare che ci hanno rovinato, no? Insomma, tutta quella rabbia lì si è trasformata in presa di coscienza, ma anche riflessione sul fatto che in questo momento il sogno ha un valore, l'unica cosa a cui possiamo appigliarci, avere un progetto, inventarci delle cose. Però, mano, qualcuno potrebbe dire, vabbè, tu sei artista, è più facile per te. Sì, è vero, cioè facile. Ti ho detto, io, per me non esiste il mio lavoro, il mio lavoro me lo devo sempre inventare. Però
anche in un lavoro che non è improprio, perché il mio è improprio, in un lavoro che non è improprio, uno non può, secondo me si deve inventare anche lì delle cose. Per quale motivo, dici te? Per renderti indispensabile. Io la penso così, certo, non sono, non voglio fare la maestrina che va a insegnare cose, però boh, anche nel mio piccolo. Beh, ci hai dato una bella lezione. Anche nel mio piccolo io ho dovuto cercare delle sinergie per questo album. Non posso stare da sola, restare soli non si può, sempre frasi, niente al mondo. Sinergie con chi? Con i musicisti, perché in quel caso lì. Allora, ragazzi, veniamoci incontro, facciamo, cerchiamo di risparmiare su questo, perché anche noi, cioè. Perché questa crisi condiziona tutti i settori, anche quello musicale. Purtroppo sì. Oh, ragazzi, le stelle non tremano. Dolcenera manco a dirlo. Perché, no, tosta. tremo, ma provo a combattere. Allora combattiamo insieme. Grazie a Dolcenera e ancora una volta prestissimo e buona musica. Grazie. Ciao.